Bonjour mia family, mi sono letteralmente appena svegliata, ci siamo letteralmente appena svegliati, ho riordinato un po' la casa e ho preso la videocamera perché avevo le batterie in carica tutta la notte. Oggi è domenica, i gattoni, volevo farvi vedere, i gattoni sono spariti, non so dove siano. Gatti, gatta Stellina, gatto Dever. Oh ciao Garurever, tu sei qua? Dov'eri? Cosa combini? Garurember? Ah, siete tutti e due qua. Ciao. Miau, miau, miau. Ciao, gatta Stellina, che diventi sempre più chiacchierona. E diventa sempre più chiacchierona. Ormai, gatta Stellina, miau, 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 ha 9 anni. Compiuti a luglio. E gatto Denver, invece? E Garurember, invece? Gatto Denver ne ha 7. Sì. Lui la rincorre. E lei scappa, giustamente. Sei bellissimo, sei tutto soffice, sei tutto soffice. Anche tu sei bellissima, mia gatta Stellina. Oggi è particolarmente attiva, vedo, gatta Stellina. Guarda che pancia che c'è. Sei bellissima, la mia tigrotta. Adesso devo preparare la borsa perché andiamo in piscina, quindi preparo, vabbè, niente di che, abbiamo tutto su, prendo solo il costume, sostanzialmente, e qui c'è anche Pupetto che si sta facendo la barba. Ciao Pupetto! Ah, è quasi già finito. Pronto? Perché Tomas non vuole avere il segno della barba quando prende il sole, quindi No, assolutamente no, non giustamente. esiste. Non esiste. Come va il ginocchio? Aggiornaci qua. Non fa male. Non fa male? Bene, bene. Sta prendendo comunque gli antidolorifici e gli antinfiammatori in realtà 2 volte al giorno, però siamo contenti perché abbiamo sentito il chirurgo che gli ha cambiato la terapia e adesso sta molto molto meglio, anche se appunto ancora deve fare tutti gli esercizi e deve usare le stampelle, eccetera, eccetera. Però stiamo contenti perché va sempre 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 meglio. E io, visto che sono praticamente ancora in pigiama, adesso mi cambio, cerco un costume. In realtà l'ho su. Ce l'ho già su in piscina, mi sa. Asciugamani, tutto è su, praticamente prendo il cellulare, la videocamera e let's go! Perché oggi è una bellissima giornata, c'è il sole, non c'è una nuvola e quindi andiamo assolutamente in piscina a goderci un po' di piscina e di aria fresca. Guardate pupetto mio, guardate come sembra piccolino quando si è appena fatto la barba, sembra un diciottenne. Oh, il pupetto, ti sta bene però così. Ti preferisco con un po' di barbetta, però anche così stai bene. Anche a me piace più con non barba, però mi piace un po' l'incolto. L'incolto, L'incolto. però adesso d'estate copre il viso Ok. Giusto, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Non è per me. Però ti metti la crema 50 oggi? Come 30. 30? Beh, almeno è qualcosa, almeno è un upgrade rispetto al 3 che mettevi quando non mi conoscevi. Sgridatelo tutti, ragazze! Sgridatelo! Non si fa! Ciao, pupetto! Qualcuno si è già fatto il bagno senza la crema? Molto male! Molto male! Ti penti? Qui è un paradiso davvero, guardate che meraviglia. Io invece mi sono già messa la crema, ovviamente protezione 50, non vi sto vedendo, non vedo nulla, sono completamente accecata. E vi faccio vedere la crema che ho portato, che per il viso sto usando questa della Dermacol ed è una figata perché è leggermente tinted, è leggermente colorata e quindi ti opacizza, cioè non ti opacizza, ti... Oddio, come si dice? Ti uniforma il colorito ed è un po' come indossare tipo una crema colorata, però appunto è protezione 50, quindi è super. E invece per il corpo ho questa che mi è appena arrivata della Corf ed è 50 più ed è fantastica perché si può semplicemente spruzzare. Ma non è pompetta e quindi bisogna spruzzare continuamente, si tiene premuto, si spruzza ed è anche praticamente trasparente, quindi non bisogna spalmarla e non dà fastidio nonostante sia 50 più, perché le 50 più a volte tendono ad essere un po' troppo pastose, invece questa è fantastica, è veramente veramente fantastica, l'ho usata anche ieri, unica cosa la uso molto e quindi sono praticamente già a
non voglio dire a metà, ma secondo me quasi a metà, però è davvero davvero fantastica. Se cercate una crema 50 più che no, però che non dia fastidio, che non sia pastosa eccetera, consiglio. Non è sponsorizzato, questa cosa, è proprio che mi trovo bene. E quindi adesso poltriremo un po' qua sul sdraio e dopodiché preparerò il pranzo. E questo è quanto, oggi totale relax. Sto preparando il pranzo, questo in realtà è solo per Tomas. E c'è la pasta, sono gli spaghettini numero 3 che piacciono tanto a Tomas, a me no, a me piacciono più i numero 5, comunque la pasta lunga, però quella un pochino più grande. e poi la faremo con il pesto alla genovese, che però appunto a me non piace tanto il pesto, ma mi sono ordinata una buona pizza che già mi aspetta là fuori. Yes! Non so perché, ma in estate mi piace mangiare al caldo la pizza, cioè la preferisco sotto il sole piuttosto che la sera, non so, forse sono strana io. E poi questa sera ci sono le stelle cadenti, quindi siamo super super contenti. Speriamo che non ci siano nuvole. Per adesso sembra abbastanza sereno. Non so se riuscite a vederlo il cielo da qua. Sì, per adesso sembra abbastanza sereno, però appunto speriamo anche che resti così, perché voglio assolutamente vedere le stelle cadenti stasera, tante tante. Mi sa che in realtà sarebbe il 10, però ho sentito che la notte tra il 12 e il 13 sono più visibili, una roba del genere, quindi contenta. Eccolo qua il mio pranzetto. Ho preso una viennese, che è una delle mie preferite, sembra davvero davvero buona. Non andiamo spesso, non la prendiamo spesso da questa pizzeria, però secondo me merita, merita. E per Tomas, pasta e pesto, gli spaghettini. Buon appetito. Grazie anche a te. Io non so tu, ma mi sento leggermente osservata da qualcuno che vorrebbe mangiare con noi, mi sa. Così, ho giusto un sentore, perché quando abbiamo iniziato a mangiare è arrivata. Sì, sì. Ah, no, ok, ciao ciao Grisha, ciao ciao. E oggi abbiamo anche un dessert squisito che ha fatto la nostra amica Nancy, ed è fatto con il Philadelphia e gli Oro Saiba, ed è molto molto buono, una specie di cheesecake davvero buonissima. Abbiamo nuotato tantissimo, è veramente bellissimo, infatti sto pensando di tornare anche domani qui in piscina e di filmare un vlog anche domani. Spero che vi vada bene se faccio diversi vlog sempre da qua, ma questa che è la settimana di Ferragosto vogliamo davvero passarla in piscina ed in totale relax, perché è davvero bellissimo, ammesso che il tempo ce lo permetta, perché ieri tipo è arrivata una bora fortissima, tuonava. E poi ha piovuto un pochino, quindi siamo dovuti scappare. Comunque, perché sto per prendere una padella, non lo so. Volevamo fare lo spuntino e con i lamponi che sono rimasti, che ho mangiato con lo yogurt l'altro giorno. E quindi dobbiamo finirli, perché i lamponi vanno sempre, fanno sempre la muffa molto velocemente. E poi abbiamo preso anche le peste, che secondo me è uno spuntino estivo top. Sono super morbide queste, devono essere buonissime. E quindi adesso lavo la frutta e poi ce la mangiamo. Ok, stiamo spazzolando Grisha. In realtà l'ho spazzolata io fino a poco fa e guardate quanto è già più bella, eh? Bisogna dire. Brava. Ieri abbiamo spazzolato Groff. E adesso Grisha biondina, che perché soffrono troppo il caldo, hanno ancora tutto il pelo invernale. E quindi dobbiamo spazzolare Grisha biondina. E voglio solo farvi vedere quanto pelo riescono a perdere. Cioè, guardate che roba. Sta busta enorme, piena piena di pelo. È incredibile. Il fazzoletico, questa piccola biondina. Questa biondina. Rina. Ah, che relax. Momento spa, Grisha biondina. Momento spa. Sei sicuro che non ti fa male il ginocchio a te? No. Il fazzoletico. Wow. Guarda che roba. Io non ci posso credere. Aspetta che ti sposto senza che ti muovi, che ti fa male il ginocchio. Mamma mia.
Non ci posso credere. Grisha, stai perdendo 10 kg di pelo, sembrerai magrissima. Ah? Cavolo. Una modella? Una modella? Oh. Wow! Ciao! Ma sei bellissima! Ti abbiamo dato tutto il pelo invernale, così stai fresca. Wow! Sembra un'altra cagnolona. Non sembri tu, sei bellissima. Sei stata bravissima. Sei stata bravissima. Oh, Grisha biondina. Brava. Siamo stati un po' fuori a guardare le stelle. L'unico problema sono le centinaia e centinaia di pipistrelli che continuano a volare proprio accanto a noi, sopra la piscina, perché poi scendono e bevono l'acqua. Quindi di giorno vengono le rondini a bere l'acqua della piscina. Di notte purtroppo vengono i pipistrelli. Io sono terrorizzata dai pipistrelli e quindi praticamente ho gridato tutto il tempo e nella speranza di spaventarli non gliene è fregato nulla. E adesso quindi siamo rientrati e prepariamo la cena e purtroppo poi mi sa che sarà una battaglia tutta la notte con i pipistrelli. Lo so che non ti fanno nulla, lo so che non è vero che si impigliano nei capelli eccetera eccetera, però sono degli animali talmente tonti. Anni fa mi è successo che uno mi è entrato in camera e ha sbattuto contro il muro e è svenuto e mi è caduto sul cuscino, e da quel momento io sono terrorizzata, ragazzi. Quindi non c'è parola che tenga, non c'è l'assicurazione che tenga, io ho paura. Quindi ho passato, è per questo che ho sti capelli osceni, perché avevo l'asciugamano umido ancora mezzo bagnato sulla testa, perché ero terrorizzata che sbagli la mira, invece di andare a bere l'acqua della piscina, mi capitasse sulla testa. Quindi questo è quanto. Comunque la cena di oggi, allora Tomas vuole di nuovo la pasta, nonostante abbiamo anche altre cose, però lui vuole di nuovo la pasta con il pesto, e mi ha chiesto di aggiungere anche i pomodorini, quindi aggiungeremo anche questi. Io invece mi sono portata il minestrone, ovvero la vellutata di verdure, voilà, bio. Mi piacciono un sacco queste vellutate. La settimana scorsa ho mangiato un sacco di vellutata, carote e zucca, e stavolta invece ho le verdure. E poi ho anche la pizza del pranzo che devo finire perché non sono riuscita, quindi questo è quanto. Vuoi spiegare come la mia paura dei pipistrelli? Cioè, assurda. Perché? Sono brutti, eh? Boh, ma nel senso che loro volano e a Tomas non gliene frega niente, no, cioè lui sta là tranquillo. Volano in giro sopra la testa, ma... Sì, ma quanto vicino? Volano vicini, eh? Vabbè, ok, ma... vedi che lo ammetti. Ma non ti prendono, cioè... E tu come lo sai? Sono tonti, sono mezzi ciechi. Non mi è mai successo. A me sì. Ti ho detto che mi è caduto sul cuscino. Ok, ma wow, questa è sfiga. Grazie, vabbè, quindi sono sfigato, ho paura. Cioè, e come grido? Tutto il tempo. Ah, mamma mia. Oh, no! Non è vero, mi è così. Tutto il tempo era così. Mamma mia. Io ero là, ero con la mano sulla testa, ho detto, ma dai, stai tranquilla, dai. E io, tienimi la mano sulla testa che mi proteggi. Sì, cioè. Ecco la pappa. Io ho minestrina, che mi avete detto, ma come fai a mangiare le minestre in estate? A me piacciono tantissimo anche in estate. E Tomas, la pasta con pesto e pomodorini. Come hai chiesto? Grazie. Come al ristorante. Dovertek, buon appetito. Ciao. Siamo tornati a casa. Ciao piccolo carino duro bianco. Un po' grandone. Ciao. Ciao. Sei stato bravo? Hai giocato con la gatta? Hai giocato con la gatta? Impossibile. Impossibile, perché la gatta dorme e mangia. E non gioca mai con questo povero gatino duro bianco e un po' grancione. Sì, lei apposta non gioca mai con te. Perché? Perché non lo sopporta. Perché non lo sopporta. Lo, cioè, tollera, dai, lo tollera. Lei a distanza. Non tollera, lei vorrebbe che lui... sparisse per sempre. Com'è sparire per sempre, scusa? Ah, ecco. E poi è figlia unica di nuovo. Pupetto, vuoi raccontarci quante stelle cadenti abbiamo visto? È stato un successone, ragazzi, un successone! Ne abbiamo viste
8, ognuno 8. Sì, non proprio le stesse, però alla fine 8 tutte e due. 8, sì. E ti è piaciuto? In quanto tempo ne abbiamo viste 8? Ma secondo me un paio d'ore, un due orette. Sì, sì, 8. 8, bellissimo. Allora, 8 stelle cadenti e tipo 40 pipistrelli. Diciamo che non è stato proprio bellissimo perché ero nel terrore più totale, però ho visto 8 stelle cadenti. Tu eri nel terrore più totale? Te ne frega niente? Immaginavo. Tomas, dovete sapere che è uno di quelli che prende i ragni con le mani. Tipo, se io ho paura perché c'è un ragno, lui va, lo prende con la mano, lo porta fuori dalla finestra e lo appoggio. Infatti io non uccido i ragni. No, vabbè, questo sei bravo. Ma li butto fuori dalla finestra. Io invece li uccido. No, sei più bravo tu, però io non avrei mai il coraggio di prenderlo con la mano, capisci? Cioè, è proprio una cosa contro natura. Tu lo prendi così con la mano e te lo senti dentro della mano che ti muove. La cosa più semplice è prenderlo con due mani. Ah, beh, quello sì, cioè, che è semplice. Cioè, fare una... Sì, tipo un... Sì, ho capito. Una palla di ragno vivo che si muove e ti cammina dentro le mani. No, beh, interessantissimo, devo dire, bellissimo. Devo dire, veramente bellissimo. Comunque, siamo tornati a casa. Io adesso mi metterò al montaggio di questo video e basta. E basta. Con i gattoni. Con Tommy. Sì. Con Tommy. Con i gattoni, con Tommy. Tomas ha un senso degli humor tutto suo. Che bellissimo, sì. Ma dov'è la gatta? Perché non viene mai a salutarci la gatta? Perché è stanca. È stanca? Come sempre. Sì, lei è sempre stanca. La nostra gatta non è stanca solo quando deve andare a mangiare perché ha improvvisamente fame. Tanta fame. Sì, e questo succede comunque tante volte. Cioè, non è che mangia due volte al giorno, li mangia spesso. Sì, e dopo quando ha finito di mangiare è di nuovo stanca. E dopo, quando ha finito di mangiare, è stanca e va a dormire. È giusto. Fino a quando? E dopo sta lì a dormire finché non ha un altro input per mangiare. E queste sono le sue giornate. Sì, queste sono le sue giornate. Invece la giornata di gatto Denver? Lui guarda sempre tutto, vuole essere sempre presente dappertutto, sempre vicino a noi. Sì. Cioè, è sempre qua lui. Infatti. Sì, anche tu ti sei mancato tanto, gatto Dan. Tanto, tanto. Ti abbiamo tradito con due cagnoloni enormi. Eccomi pronta per mettermi al montaggio di questo video. Tomas è già andato a nanna. Io appunto non ci metterò ancora tantissimo perché di solito il montaggio dei vlog è abbastanza veloce. Tra l'altro mi sono divertita molto a guardare le stelle cadenti oggi. Poi in piscina abbiamo fatto un sacco di bagni e ho nuotato tantissimo. È stata una bellissima giornata. È proprio in relax così soli noi due, mi è piaciuto molto. E ho già fatto la spesa online. La sto facendo molto spesso online ultimamente ed ho ordinato le cosine che ci serviranno per Ferragosto. Preparerò io un antipasto e quindi ho preso tutto l'occorrente. In realtà è una cosa molto semplice, però ho appena imparato, quindi sono molto fiera. Scusatemi per questo vlog molto relaxed e dove è successo molto poco, però questa settimana di Ferragosto vogliamo proprio rilassarci, non vogliamo fare niente se non stare in piscina sotto il sole, mangiare fuori, guardare le stelle, proprio così. Quindi sì, questo è quanto. Vi mando un bacio grandissimo, mia family. Credo che domani alla fine non filmerò un vlog, ma filmerò un altro video qui prima di uscire. Però questo è quanto. Vedrete domani. Bacio grande. Ah, e ditemi cosa fate voi a Ferragosto, che sono curiosa. Bacio grande. A domani. Ciao.